Ciao amici e buona domenica a tutti. Dunque, eccoci arrivati alla fine di questo anticiclone africano che ormai ha le ore contate. Perché? Perché in sede nord atlantica e quindi anche nord europea, questa depressione chiamata Zlatan, ex depressione britannica, si sta praticamente portando sul centro Europa. E di filata arriverà verso le nostre regioni settentrionali nella giornata di domani. Sono ben due i mini depressionali che ci creeranno dei problemi, questo che ho appena detto, e uno sulla Russia nord-occidentale, la quale convoglierà aria fredda che alimenterà questa depressione. Questa depressione entrerà dritta nel bacino del Mediterraneo nella giornata di domani, come vi ho detto, arrecando, specie nel pomeriggio sulle nostre zone, diversi focolai temporaleschi che non faranno altro che causare, naturalmente quindi, degli apporti pluviometrici piuttosto interessanti, con anche delle grandinate, forti colpi di vento e un discreto abbassamento delle temperature. Questa situazione si protrarrà almeno fino a giovedì-venerdì. Allora quando all'altezza di mercoledì un paio di minimi, diciamo, italo-balcanici creeranno forti venti e indirizzeranno i venti dai quadranti settentrionali e lì avremo il massimo dell'abbassamento delle temperature. Quindi i settori adriatici saranno sicuramente i più esposti a questo abbassamento. Quindi salutare questo episodio perché arrecherà quindi dell'acqua che ne abbiamo bisogno e soprattutto anche un abbassamento delle temperature che rinfrescherà molto bene l'aria. Dopodiché la situazione tenderà a migliorare verso venerdì sabato con un ulteriore apporto caldo, ma che non sarà probabilmente così caldo come è stato oggi. Tornando comunque alla giornata odierna, la giornata come vedete si sta aprendo con una forte insolazione, una temperatura che si sta già mettendo verso valori elevati e che si protrarrà tranquillamente tra i 31 e i 32 gradi, non dovrebbe andare oltre. Il problema è che l'afa si farà sentire in maniera piuttosto forte nel pomeriggio sera, comunque la domenica è salva. Dunque ciao ragazzi, vi saluto e vi auguro un buon fine sagra a tutti.